Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. NASA, razzo esplode dopo il lancio. 6 secondi dopo il lancio, un razzo commerciale diretto sulla Stazione Spaziale Internazionale è esploso nei cieli della Virginia, a Wallops Island. Si trattava di Antares, messo a punto dalla compagnia privata Orbital Science Corp per conto della NASA. Trasportava rifornimenti di viveri e apparecchiature per più di 2 tonnellate. A bordo c'erano anche 2 esperimenti destinati alla missione futura di Samantha Cristoforetti: wearable monitoring per il controllo della qualità del sonno degli astronauti e di un esperimento sulla struttura cellulare. Ma non c'è niente da temere, assicura il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston. Sono già pronte le copie di backup di entrambi, con il prossimo invio arriveranno sulla Stazione Spaziale Internazionale. Un frammento di Luna esposto a Milano. Nel nuovo padiglione spazio del Museo della Scienza di Milano trova posto anche un reperto eccezionale, un frammento di roccia lunare, riportato sulla Terra nel 1972. La missione che se ne occupò, Apollo 17, fu l'ultima a prevedere lo sbarco umano sul nostro satellite. Come souvenir portò indietro circa 200 kg di rocce. L'ultimo uomo ad aver messo piede sulla Luna, Eugene Cernan, comandante della missione, ha inaugurato l'esposizione milanese. Il pezzo che c'è qui è un po' di Luna che personalmente ho riportato sulla Terra. Come genere umano stiamo cercando di capire chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, ha commentato Cernan al momento dell'inaugurazione. Con le nostre missioni lunari abbiamo cercato di mettere insieme tutti i tasselli di un puzzle ancora incompleto. Per questo è assolutamente necessario tornare sulla Luna. E un giorno i giovani ancora capaci di sognare lo faranno. E questa è una promessa. Le previsioni dell'eruzione solare. I violenti fenomeni per cui dalla nostra stella si sprigiona un'energia pari a quella di milioni di bombe atomiche potrebbero essere previsti. Ci stanno provando gli scienziati coordinati da Taham Amari, che hanno preso in esame le cause delle eruzioni solari, da cui ha origine un vento così potente che interferisce tanto con le comunicazioni radio che con i satelliti in orbita. In uno studio pubblicato su Nature, gli astronomi mostrano di aver compreso cosa c'è all'origine delle eruzioni. Si tratterebbe della formazione di una struttura a forma di corda arrotolata, composta dai flussi magnetici generati dal Sole, che porterebbe all'espulsione di massa dalla corona e generando così i cosiddetti brillamenti. Ambition, lo spettacolare corto su Rosetta. Un cortometraggio da 7 minuti spiega perché è così importante studiare le comete e come mai per la missione Rosetta si propone lo sbarco, previsto per metà novembre, su uno di questi corpi celesti fatti di ghiaccio, gas e polvere. Un po' film di fantascienza, un po' videogame fantasy, il microfilm si chiama Ambition ed è stato realizzato dall'Agenzia Spaziale Europea per comunicare a tutti il peso della missione Rosetta e spiegare la sua scelta di supportarla. I 7 minuti sono ambientati in Islanda e i protagonisti sono Aidan Gillen, già visto nella serie Il Trono di Spade nel ruolo del maestro, e Aisling Franciosi nel ruolo dell'apprendista. L'opera è stata presentata il 24 ottobre a Londra, alla giornata dedicata alle fantascienze del British Film Institute. Critiche estremamente positive sono arrivate da tutto il mondo degli appassionati dello spazio. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Firmato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il contratto definitivo con cui l'azienda francese Arianespace acquista 10 lanciatori Vega prodotti dall'italiana ELV, nata dalla partecipazione al 70% di Avio e al 30% dell'Agenzia Spaziale Italiana. Il valore dell'operazione è di 257 milioni di euro. È un evento importante per la ricerca in campo aerospaziale, ha commentato il ministro Stefania Giannini, ed è l'occasione per sottolineare la produttività della collaborazione scientifica tra Italia e Francia. Una collaborazione che garantisce per i prossimi 3 anni la realizzazione di 10 piccoli lanciatori Vega che porteranno nello spazio satelliti e apparecchiature di ogni paese. Sono attesi 3 lanci ogni anno. Vega è un gioiellino della tecnologia italiana, è un vettore, lo ricordiamo, progettato per trasportare in orbita dei piccoli carichi per poi posizionarli su orbite diverse. Proprio questa particolarità lo rende speciale perché ha una funzione non comune in lanciatori delle sue dimensioni. È alto più o meno 30 metri, è formato da un corpo singolo a 4 stadi e al momento del decollo pesa 137 tonnellate.
Questo contratto dimostra la validità del progetto industriale, spiega il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. È un riconoscimento dell'impegno preso un anno fa, ora arrivato alla fase esecutiva. È un riconoscimento che gli impegni presi un anno fa sono stati portati nel giro di un anno all'esecutività. Il fatto che stiamo qui parlando di realizzare questi 10 lanciatori e non solo acquisire i componenti di lunga scadenza per poter incominciare la preparazione. Un anno è passato, è un tempo breve per questo mercato così complesso e Avio ed Elva si stanno attrezzando per produrre 10 lanciatori che serviranno al mercato per circa 3-4 anni. Vuol dire che fra 3-4 anni avremo bisogno di altrettanti, forse di più, lanciatori che nel frattempo speriamo che il Vega possa aggredire un segmento di mercato ancora più grande, rendendolo sempre più competitivo. Ricordiamoci che con i lanciatori, come con le automobili, più se ne producono, più si abbattono i costi e più si è competitivi. I satelliti, le apparecchiature che viaggeranno su Vega arriveranno anche da paesi extraeuropei? Assolutamente sì, questi 10 Vega lanciano un satellite turco, un satellite vari satelliti europei, certamente possono lanciare satelliti di diversi paesi e rispondere a diverse esigenze. È un lanciatore flessibile, per la classe fino a 1,1 tonnellata e mezzo, può lanciare in qualsiasi orbita diciamo, di interesse commerciale. Vega catalizzerà molti servizi in Italia. Oltretutto contribuisce in maniera sostanziale al mantenimento di oltre 1000 posti di lavoro qualificati in Italia e altrettanti in Europa, almeno fino al 2018. E quindi rappresenta il coronamento di un sogno portato avanti per tanti anni in Italia, con la guida italiana a sviluppare un lanciatore e metterlo sulla linea della produzione. Questo significa che tanti ingegneri, maestranze specializzate, tecnici che hanno creduto in questo progetto oggi possono avere un futuro di lavoro assicurato in un settore di alta tecnologia che esporta il 90% della sua produzione all'estero, e questo è un motivo che in periodo difficile per tutti ci riempie di gioia e di orgoglio.